Buonasera a tutti, bentrovati. Ah, ecco, era andato via il video, adesso è tornato. Ben trovate, è un piacere come sempre essere qui su Bridges of Light per la nostra puntata mensile. Questa volta ho pensato di parlare dell'osteopatia e tutti i benefici che ne deriva per quanto concerne i nostri animali. L'osteopatia è un ottimo trattamento per quanto concerne proprio quello che riguarda i benefici che si possono avere per i propri animali. Qui a Milano oggi c'è un tempo veramente brutto, decisamente freddo, nuvoloso. Sembra di essere veramente caduti nell'inverno dopo 3-4 giorni di tempo bellissimo. Aspettavo un po' prima di iniziare a parlare per far sì che tutti quelli interessati si possano collegare. Comunque, niente, come appunto stavo dicendo, parlerò questo mese dell'osteopatia. Ho già parlato nelle volte precedenti di comunicazione con gli animali, di fiori di Bach, degli animali totem. Ho fatto anche gli oracoli per gli animali. Questa volta ho pensato di fare un qualcosa un pochino più, diciamo, tra virgolette, medico. Quindi, come sapete, per me gli animali sono la mia grande passione, li amo moltissimo. Sono per me come dei piccoli fratelli. E sono presente nella nostra vita per veramente aiutarci, ci aiutano a crescere. Guardiamo quando magari abbiamo degli animali in casa con dei bambini che li aiutano a rendersi indipendenti, a relazionarsi con gli altri, ci aiutano ad aprire il cuore con il loro grandissimo amore incondizionato che hanno nei nostri confronti. E fanno veramente di tutto per cercare di renderci felici. Per quello, ovviamente, che loro possono fare e fanno veramente, veramente tanto. Sono anche in grado di prendere su di sé malattie, che sono magari invece di nostro carico. Ci aiutano anche a scoprire eventualmente, delle malattie. Sono veramente, per quanto mi riguarda, dei piccoli piccoli fratelli. Guardavo se c'è. Va bene, allora io inizio comunque a parlare, quindi dell'argomento di questa sera. Allora, come sapete, sono Antonella Rita Bianchi, osteopata e anche operatrice craniosacrale biodinamica dal 2007. Ambedue queste tecniche vengono utilizzate sia sugli umani che sugli animali. Visto che, vabbè, anche se ormai non fa più caldo, volevo darvi due informazioni per quanto riguarda gli animali per strada. Se vedete che fa veramente molto molto caldo, cercate di evitare di portare i cani sull'asfalto perché gli fa rovinare i polpastrelli, gli si possono anche veramente lesionare. E soprattutto cercate di evitare di andare in giro con il cane legato alla bicicletta. Perché voi pedalate, ma loro fanno veramente tanti chilometri dietro a voi che li tirate in bicicletta. E questo causa grosse problematiche al cane, perché va veramente sotto sforzo se non vi rendete conto di quanti chilometri fate e a che velocità li fate.
Quindi passo a parlare appunto dell'osteopatia. Vi do qualche breve cenno storico, giusto per darvi una piccola panoramica di questa bellissima tecnica che ormai è riconosciuta come professione sanitaria, che è appunto l'osteopatia. È stata riconosciuta come professione sanitaria in Italia nel 2017. Questo vale anche ovviamente per gli umani. È una tecnica ormai praticamente diffusa, che conosciamo in tanti, tante persone hanno avuto modo di avere, dei trattamenti osteopatici e hanno tratto veramente grandi vantaggi da questo tipo di manipolazioni. L'osteopatia nasce intorno alla metà del 1800 con il medico statunitense Andrew Taylor Steele. Steele, il dottor Steele, era nato nel 1828 ed è mancato agli inizi del 1900. Sue sono frasi importanti quali: quando tutte le parti del corpo umano sono in ordine, siamo in salute, quando non lo sono, siamo in malattia. Quindi anche se hai male ad una piccola parte del tuo corpo, tutto il corpo ne soffre. Anche se ad esempio abbiamo male all'unghia di un dito, tipo il giro dito, abbiamo male, poi tutto il corpo ne va in sofferenza. Un'altra frase molto bella di Steele è quando dice che la struttura governa la funzione, quindi dove abbiamo che il sangue circola normalmente, la malattia è impotente a svilupparsi, poiché il nostro sangue è capace di fabbricare tutti i principi utili per garantire l'immunità naturale e lottare contro la malattia. Il dottor Steele annunciò al mondo la nascita dell'osteopatia nel giugno del 1874. Era un uomo veramente molto religioso e riponeva la massima fiducia in Dio e nelle leggi della natura. Per questo motivo ha creduto di poter trovare un'alternativa alla medicina classica. Questo perché? Perché a un certo punto della sua vita, tre dei suoi figli mancarono a causa della meningite spinale e una quarta figlia spirò a causa di una polmonite. Tutto questo accadde in 4 settimane, quindi in un mese. Visto che appunto la medicina classica non riuscì a fare in modo che i suoi figli mancassero, lui proprio per questa sua fiducia religiosa e nella credenza che proprio non ci doveva essere qualcosa che potesse curare gli organismi, iniziò a studiare delle forme alternative appunto di medicina. Lui studiò anche spiritualismo, quindi era sicuro che lo spirito dell'uomo sopravvive anche dopo la morte fisica e studiò anche ipnosi. Appunto si dedicò a vari studi oltre che quelli medici, arrivando appunto poi a mettere a punto la tecnica osteopatica. Passarono degli anni dopo la sua morte e nel 1952 l'American Osteopathy Association venne riconosciuta come l'associazione accreditata per la formazione medica osteopatica. Questo dal Dipartimento della Salute, del Benessere e dell'Educazione degli Stati Uniti. Da lì in poi l'osteopatia è diventata veramente molto importante in tutto il mondo e viene proprio esercitata e praticata per aiutare le persone e gli animali a stare meglio. Comunque, verso la fine degli anni 70, che si avviò una crescente rivoluzione culturale per l'interesse dei metodi naturali, tra cui l'omeopatia, l'agopuntura, la fitoterapia e anche l'osteopatia. E da qui in poi
il miglioramento di questa tecnica. Oggigiorno l'osteopatia, come del resto anche il cranio sacrale è stata ideata dal dottor Sutherland, che era un allievo del dottor Steele, sono veramente riconosciute in tutto il mondo. Allora, parlando più specificatamente dell'osteopatia animale, è una professione che viene appunto praticata da persone professioniste, in quanto siamo specializzati, diplomati presso scuole riconosciute a livello osteopatico. In Italia l'osteopatia umana è stata identificata proprio, come dicevo prima, come una professione sanitaria già dal 2017. È un metodo di cura di recente utilizzo, molto praticato sugli animali sportivi perché aiuta a migliorare le performance degli animali, quindi sia i cavalli che i cani. Ad esempio in paesi che hanno tradizioni equestre di lunga data come la Francia, la Germania e la Gran Bretagna, i trattamenti osteopatici sono veramente utilizzati in modo continuo e vengono affiancati alla medicina tradizionale veterinaria. Fortunatamente, appunto, anche in Italia sta prendendo piede questo tipo di tecnica, proprio perché è veramente utile. Come dicevo, ho pensato proprio di parlarvene questa sera perché, oltre a tutti i discorsi spirituali, eccetera, anche a livello fisico è importante aiutare i nostri animali a stare bene. E questa, essendo proprio una tecnica del resto olistica, va a lavorare su tutto quello che riguarda non solo il corpo, ma anche la mente e la psiche e tutto quello che circonda. In osteopatia abbiamo il riconoscimento di tre principi basi che enunciano che tutto il corpo è un'unità, le funzioni e le strutture sono interconnesse e il corpo è un meccanismo autocorrettivo. Come disse il dottor Steele, l'osteopatia è veramente la regola del movimento, della materia e dello spirito, dove con materia e lo spirito non possono manifestarsi senza il movimento. Quindi viene affermato da parte degli osteopati che il movimento è l'espressione stessa della vita e con il movimento non si intende solamente il movimento nel muoversi, nel camminare, ma proprio il movimento intrinseco all'interno dell'organismo. L'osteopatia è un metodo di diagnosi e anche di cura delle varie anomalie, cioè delle restrizioni della mobilità delle articolazioni e dei tessuti. Questo avviene attraverso delle manipolazioni effettuate appunto dall'osteopata. La perdita di mobilità si accompagna sempre a contrazioni muscolari che possono essere più o meno profonde, che sono percepibili durante la visita. Il lavoro dell'osteopata consiste nel ristabilire il movimento laddove appunto non c'è più o è limitato, e quindi a ridare al corpo i mezzi per recuperare uno stato di buona salute e benessere. Si può quindi ricorrere ai trattamenti osteopatici per numerose malattie croniche e anche per disturbi del comportamento causati da dolori che non vengono diagnosticati. Possiamo avere ad esempio cani, cavalli, gatti che si comportano in modo veramente anomalo e non si capisce per quale motivo. Quando poi invece si va a fare un trattamento, si va a verificare il loro stato di salute, ci si rende conto che magari hanno un problema al sacro che non è stato diagnosticato e quindi hanno paura a farsi toccare.
perché magari sentono dolore, quindi magari possono diventare mordaci e non c'entra nulla con il comportamento, ma bensì semplicemente si stanno difendendo, solo che loro non parlando non ci possono dire guarda non mi toccare perché se mi tocchi mi fai male e quindi reagiscono in questo modo e magari una persona può pensare che questo comportamento derivi dal fatto che il cane è un cane mordace, quando invece non lo è affatto, ma semplicemente sta reagendo a un impulso proprio per difesa. Comunque la differenza principale, appunto, come stavo dicendo in questo esempio, tra l'osteopatia umana e l'osteopatia animale è la fiducia creata nel paziente. Questo perché più l'animale si fida del professionista e più permette di interagire e agire tramite le manipolazioni in modo armonioso. Per il resto è esattamente uguale a quella umana, nel senso che sì, ovviamente fisiologia e anatomia tra l'essere umano e un animale sono differenti, quindi anche quando si vanno a fare le manipolazioni, ovviamente ci sono delle direzioni differenti, però il concetto base di che cos'è l'osteopatia e su come va a agire è esattamente identico. Quindi è indispensabile quando si approccia un animale, che lo stesso dia veramente fiducia alla persona che lo sta approcciando, perché senza il permesso dell'animale, che possa essere un cane o un cavallo, è veramente impossibile praticare la terapia in quanto diventa un lavoro controproducente, perché l'animale invece di rilassarsi va in contrazione e quindi non si riesce a fare un trattamento adeguato alla problematica dell'animale. L'osteopatia, soprattutto poi se abbinata con craniosacrale e biodinamica, è una terapia che, grazie proprio al suo approccio che non è invasivo, ma bensì è molto delicato e gradevole, veramente ben accettata dagli animali, anche quelli più diffidenti. Gli animali si rendono conto che gli stai facendo del bene, quindi è difficile che siano contro le manipolazioni, anzi, capiscono proprio quanto sia benefico per loro e si lasciano trattare tranquillamente. In ogni modo, per riuscire ad avere un buon approccio con gli animali, questo va bene con qualsiasi tecnica, con qualsiasi terapia, bisogna veramente entrare in un contatto empatico profondo e anche in tempi brevi. In tempi brevi, proprio perché non si può stare tutta una giornata a cercare di trovare un colloquio, un dialogo con l'animale. Gli animali sono molto bravi a percepire quello che noi proviamo, quello che noi sentiamo e quindi sono sempre ben disposti quando trovano dall'altra parte una persona ben disposta nei loro confronti. Quindi per l'animale è veramente fondamentale il fatto di potersi fidare del terapeuta, come del resto devono fidare del proprietario, dell'allevatore, dell'educatore, del veterinario, perché solo in questo modo si riesce veramente a entrare in contatto con loro e poter essere d'aiuto e di benessere ai nostri piccoli amici. Allora, io direi a questo punto di dare una definizione dell'osteopatia. L'osteopatia è una terapia appunto manuale, complementare alla medicina classica e grazie all'uso proprio di manipolazioni e manovre è efficace e utile per prevenire e trattare disturbi dell'apparato muscolo-scheletrico, del sistema nervoso centrale. Quindi vuol dire il cervello e la colonna, il midollo,
il sistema nervoso periferico e anche i visceri, che sono praticamente gli organi contenuti all'interno dell'addome e della cavità toracica. Non si concentra come la medicina classica solo sulla ricerca e l'eliminazione del sintomo, bensì si considera il sintomo un segnale d'allarme e quindi si va a cercare la causa della comparsa di questo sintomo stesso. Avendo come punto di partenza l'organismo nella sua totalità, che è una concezione appunto olistica dell'organismo vivente, si va a cercare questa causa disfunzionale che può essere localizzata anche in una zona lontana e diversa da quella dove viene manifestato il dolore. Come appunto dicevo, l'osteopatia è una terapia olistica, quindi si rispetta l'integrità della struttura e della funzione del corpo. Tutto il corpo è un'entità e come viene enunciato nel primo principio base dell'osteopatia, quindi si tratta di un metodo olistico che considera l'individuo nella sua totalità, senza concentrarsi esclusivamente sul trattamento di un'area problematica. L'osteopata guarda l'animale nella sua interezza, quindi lo identifica a livello fisico, mentale, spirituale. Ogni parte che costituisce l'animale, quindi lo scheletro, i muscoli, gli organi interni, il sistema nervoso, la psiche, la mente, dipende anche dalle altre, in quanto, come appunto dicevo, il sistema è tutto collegato, è come se fosse una tensostruttura e il corpo è praticamente collegato ai centri nervosi della colonna vertebrale. Ciò significa che il corretto funzionamento di ogni parte del corpo assicura quello dell'intera struttura e così come l'equilibrio psicofisico e il benessere generale. La vera ricerca, oltre al movimento, è anche la ricerca dell'equilibrio. Infatti, tutto quello che è in eccesso non va bene. In eccesso si intende o troppo poco, quindi in iper o in ipo non va bene. È importante appunto avere un equilibrio stabile per tutto quello che concerne il benessere del fisico. E non solo del fisico, di tutto l'organismo. Altra cosa importante è che questi tipi di trattamenti aiutano, facilitano il processo di autoguarigione, che è veramente uno dei principi fondamentali della terapia osteopatica. Il corpo è un meccanismo autocorrettivo, questo è il terzo enunciato dell'osteopatia. Tramite questi trattamenti si va ad incrementare proprio il potere di autoguarigione del corpo. Io, vabbè, quando faccio i trattamenti utilizzo anche cranio sacrale che va a stimolare ancora di più l'autoguarigione. L'autoguarigione nell'osteopatia ha un ruolo importante. Perché il terapeuta cerca veramente di andare a guarire, a favorire la capacità del corpo nell'autocurarsi. Questo avviene perché grazie alle manipolazioni, alle manovre, si riesce ad eliminare degli ostacoli che impediscono alle vie di comunicazione del corpo di sfruttare i propri fenomeni di autoregolazione per raggiungere la guarigione. Quindi l'osteopatia ha come scopo quello di ristabilire l'armonia della struttura scheletrica di sostegno per permettere così all'organismo di trovare un proprio equilibrio ed un proprio benessere. Ad esempio, uno dei metodi più importanti messi in atto durante un consulto osteopatico consiste nel valutare il movimento respiratorio primario. Questa è una cosa che riguarda anche il cranio sacrale.
che è Movimento Respiratorio Primario, la cui sigla è MRP, ovvero si va a percepire la regolarità, la simmetria e l'ampiezza delle pulsazioni che provengono dal liquor. Il liquor è il liquido cefalorachidiano che viene prodotto dai ventricoli cerebrali e quindi questo movimento si propaga in tutto l'organismo attraverso i nervi e le fasce. Le fasce sono il rivestimento dei muscoli e dei legamenti che collegano anche tutte le strutture intermedie. Se noi abbiamo presente tipo la coscia di un pollo, quando la stiamo per cucinare, quella specie di pellicina sopra la coscia, tra la pelle sopra e proprio la coscia, abbiamo quella specie di pellicina, quella è la fascia. Allora, quando noi riusciamo a riportare il movimento all'interno del sistema, che è stato, che è bloccato, che ha un difetto, che e si muove in un modo non corretto, si va veramente ad aiutare l'animale ad andare verso un'autoguarigione. È importante, è più importante riuscire a curarsi che non a farsi curare, perché andando in un meccanismo di autoguarigione significa che il corpo riesce a guarirsi da solo, quindi comunque anche se c'è l'ausilio poi di altre tecniche, riuscire ad autoguarirsi è la base per poter veramente risoluzionare qualsiasi tipo di malattia a cui ci si può andare incontro. Quindi il secondo principio dell'osteopatia è quello che enuncia che le funzioni e le strutture sono interconnesse. Questo si intende che il benessere del nostro corpo è basato sul corretto equilibrio tra la struttura e la funzione. Quindi se c'è una restrizione della mobilità e quindi una perdita di movimento in una determinata zona corporea, l'organismo reagisce a tale disequilibrio creando delle zone di compensazione e degli adattamenti corporei che vanno a discapito del benessere generale dell'organismo. Questo perché quando abbiamo una perdita di movimento, il movimento è importantissimo, l'organismo va in disequilibrio perché deve cercare di muoversi in un modo differente, andando a compensare. Quando si va a compensare, si può compensare, 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 fino a un certo punto l'organismo non ce la fa più e si crea quindi poi la problematica disfunzionale. Il corpo rappresenta veramente un'unità funzionale dinamica nella quale tutte le parti sono interconnesse, quindi nel suo insieme di struttura, funzione e psiche ha la capacità, se messo nelle condizioni idonee, di ristabilire un proprio equilibrio prima che un disturbo, un fastidio dia origine a una patologia. Il corpo dell'animale in quest'ottica è visto come un insieme di strutture e funzioni biomeccaniche, vascolari, neurali e biochimiche, di cui si valutano le disfunzioni somatiche. Ciò cosa significa? Significa che andiamo a controllare le alterazioni appunto di un movimento di tutte queste strutture tra loro interconnesse. Qui da noi è iniziato un temporale, veramente molto forte, si sentono anche i tuoni, non so se li sentite anche voi. Cosa stavo dicendo? Ah sì, allora durante i trattamenti osteopatici non ci si limita semplicemente a fare un controllo per verificare dove nasce la problematica, ma si va anche a fare dei trattamenti, dei disturbi neuromuscoloscheletrici e ci si occupa in tutto questo anche della biomeccanica. La biomeccanica è quella cosa che analizza come si comportano le strutture fisiologiche quando sono sottoposte a sollecitazioni statiche o dinamiche.
Quindi andiamo a controllare la biodinamica del sistema muscolo-scheletrico e come si integra all'interno della fisiologia dell'organismo e come lo sostiene. Uno degli scopi dell'osteopatia è proprio quello di ripristinare la mobilità articolare fisiologica, quindi come una struttura anatomica si articola con l'altra e conseguentemente migliora i tessuti locali e generali. Generali perché spesso l'origine del sintomo del dolore, come dicevo prima, è lontano dal punto di insorgenza dello stesso. In ogni caso, per compiere correttamente delle terapie osteopatiche è indispensabile possedere delle buone basi di anatomia e fisiologia. Se non si conosce infatti l'anatomia e la fisiologia di un corpo, è ben difficile riuscire a fare delle manovre corrette. Quindi, ricapitolando, l'osteopatia è una tecnica totalmente manuale, dove non vengono assolutamente proposti dei macchinari, dei trattamenti con farmaci. Si sviluppa sul movimento dell'animale, controlla quali sono le parti rigide, le aree doloranti, se ci sono delle lesioni nei muscoli, se ci sono delle problematiche a livello articolare, si osserva la dinamicità, come l'animale trascorre la giornata, se è un animale sportivo. Se è un animale da lavoro, se vive in casa, quindi quanti anni ha, se subisce degli stress, quali sono le abitudini comportamentali tra il proprietario, l'ambiente, l'animale e quindi come vanno ad influire sul suo corpo. A livello di osteopatia, oltre alla questione appunto fisica, si guarda anche la parte psicologica e sociologica, quindi esattamente come l'animale è inserito all'interno del suo gruppo e come si muove all'interno del gruppo. E tutto questo perché va a influire sul benessere dell'animale, come appunto dicevo prima, con l'osteopatia si guarda la globalità. Si guarda la parte olistica, anche in questo caso è una terapia dove si va a guardare proprio una parte spirituale, si guarda veramente tutto l'animale nel suo insieme. E quando poi controlliamo appunto come l'animale si muove, possiamo intervenire con delle chiavi di accesso che sono delle tecniche manuali dette appunto trust. E i trust sono delle manipolazioni, i trust sono quei movimenti di questo tipo, sono delle manovre veloci, esplosive e hanno una direzione ben precisa e determinata che dà degli stimoli neurologici ai tessuti innervati da un determinato metamero. I metamori sono dei segmenti innervati dal sistema nervoso simpatico disposti lungo la colonna vertebrale. Quando si vanno appunto a dare degli stimoli a questi metameri, si possono dare delle informazioni differenti all'organismo. Per quello dicevo prima che è importante sapere l'anatomia e la fisiologia, perché se si dà un trust errato, si danno degli input errati al corpo dell'animale. Se si sentono magari dei crack, non è detto che ci sia per forza la buona riuscita della terapia, in quanto il crack è dato dall'esplosione del gas della sinovia. E questo è il rumore che magari si può sentire quando si fanno determinate manovre. Comunque l'osteopata utilizza anche pratiche, tecniche più dolci, oltre al trust, che è molto strutturale, e ci sono altre tecniche che lavorano di più sulla sinergia, quindi sulla cooperazione dei vari tessuti. Soprattutto quando viene poi combinato con craniosacrale. Il craniosacrale lavora molto molto in profondità,
va veramente a contattare la parte più profonda interna dell'organismo dell'animale. Allora, tutti gli animali possono essere trattati osteopaticamente, dai cuccioli agli animali anziani, a cui peraltro è veramente consigliata cranio sacrale in quanto è esente da trust. In cranio sacrale il tocco è al massimo di 5 grammi, è un tocco molto leggero, ma come dicevo va veramente in profondità. Bisogna essere capaci di sentire i movimenti al di sotto delle mani. Allora, il trattamento è sempre individuale, non si segue mai un protocollo, non esiste un protocollo. Quando si arriva dall'animale gli si chiede comunque sempre il permesso, in modo da entrare a livello empatico con l'animale, gli si chiede il permesso per poter esercitare la propria tecnica su di lui. E dopodiché si procede appunto con la diagnosi e il trattamento. Ogni individuo è a sé e comunque avrà un trattamento differente in base alla vera necessità e al bisogno. Quindi in base a quello che si trova, tra virgolette, si trova durante l'indagine, si può proseguire con il trattamento. Allora, un trattamento osteopatico è un ottimo coadiuvante al lavoro del veterinario, in quanto si integra veramente in modo molto perfetto quando non sono in corso delle patologie, perché l'osteopata lavora sulle disfunzioni. La patologia è a carico del veterinario, non è a carico dell'osteopata. E quindi è molto importante che ci sia collaborazione fra l'osteopata e il veterinario nel caso dei cavalli, il maniscalco e comunque anche tutte le altre figure associate, quali gli istruttori, gli allenatori, gli educatori. Si dovrebbe lavorare tutti nella stessa direzione in modo da far star bene l'animale e tenerlo in piena salute. Questo ovviamente quando si parla di animali sportivi. Gli animali invece che sono in casa hanno bisogno di cure differenti in quanto sono sottoposti a meno sollecitazioni dell'apparato neuromuscolo-scheletrico, proprio perché non fanno lavori o gare o cose o altre cose di questo tipo. Comunque una disfunzione somatica o blocco osteopatico è la diminuita o alterata funzione di parti del corpo che sono in relazione tra di loro. Quindi la colonna vertebrale, le articolazioni, le strutture miofasciali, l'apparato cardiocircolatorio, il sistema linfatico, il sistema nervoso. Si tratta quindi di una disfunzione di tutte le parti dell'apparato locomotorio ed è caratterizzata dal fatto di essere reversibile con l'uso appunto di tecniche manuali osteopatiche. Noi lavoriamo appunto sulla disfunzione che in definitiva è un esaurimento del potenziale del corpo. Quindi è quando il corpo arriva ad un punto in cui non ce la fa più a compensare che sorgono i vari dolori. Il corpo tendenzialmente tende ad andare sempre molto in compensazione proprio per evitare di causare determinate problematiche, però arriva un certo punto che a furia di compensare, 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 potrebbe essere a causa di piccoli traumi, di un trauma grosso, di questioni anche stressanti psicologiche, non è detto che ci sia da essere per forza un trauma fisico, quando appunto il corpo non ce la fa più a compensare, è qui che incominciano a sorgere i dolori, a sorgere le malattie. La disfunzione avviene quando una vertebra, ad esempio, o un tessuto sono bloccati in una posizione. Ad esempio, se io ho una vertebra ruotata a sinistra ed è fissata nella posizione, ha anche una ipersensibilità attiva, ciò vuol dire che ha dolore. I muscoli, sentendo questo dolore, continueranno a contrarsi,
e quella vertebra ruoterà ancora di più dalla parte dei muscoli contratti, producendo quindi la disfunzione. Cioè, a un certo punto non ce la fa più a ruotare e quindi già è dolorante, e più ruote più diventa dolorante. E a un certo punto non ce la farà più, e quindi si va proprio a creare un esaurimento del potenziale del corpo. Ovviamente ruotando da questa parte la vertebra va a causare problemi anche da altre parti del corpo. E questo era proprio un esempio molto esemplificativo per cercare di far capire il concetto. È comunque una cosa che si va a controllare spesso è la postura, perché dalla postura si evince se ci sono delle disfunzioni, in quanto la postura è il risultato di quello che sta accadendo internamente al corpo, e quindi il corpo deve gestire delle problematiche andando spesso in compensazione. Notiamo quindi se ci sono delle asimmetrie di movimento, problemi di movimento, disfunzioni, uscite di equilibrio, sia che l'animale marchi, quindi zoppichi, oppure no. Potrebbe anche essere flesso da una parte, storto dall'altra, avere il collo girato. Sono tutte cose che riguardano comunque la postura, che ci dicono che ci sono delle problematiche all'interno del corpo dell'animale che non vanno bene e che potrebbero poi causare dolori o comunque che non danno un benessere all'animale. Nel caso dei cavalli, la postura, ad esempio, del cavaliere incide veramente molto sul cavallo, e questo lo può sbilanciare. Il cavallo deve quindi bilanciare il disequilibrio che gli crea il cavaliere andando a sovraccaricare la struttura di tendini, arrivando così anche a possibili zoppie, che in questo caso non riguardano gli arti, ma bensì i problemi arachide. Quindi non è più una problematica che riguarda un ortopedico, ma è una problematica che riguarda l'osteopata, perché non riguarda effettivamente una vera problematica legata a una patologia degli arti, ma bensì deriva da altro, quindi da un problema del mal di schiena, detto in parole povere, di mal di schiena. Allora, sono tante e molteplici le variabili. E un sintomo quindi può dipendere da svariate cause che bisogna andare a ricercare. Inoltre è da sottolineare, come ho detto, che spesso la causa di un disturbo è veramente distante dalla regione colpita dalla disfunzione o dalla patologia. Si potrebbe avere una problematica tra l'atlante e l'occipite, quindi le due vertebre, la C0 e la C1, che riguardano il collo, e andare a creare tipo una zoppia sull'anteriore. Potrebbe dipendere anche da quello, quindi uno vede che l'animale marca sull'anteriore, quando invece il problema principale riguarda invece le cervicali. Comunque, migliorare una disfunzione significa proprio migliorare la qualità di vita dell'animale, rendere le sue prestazioni più performante, e togliendo, diminuendo la causa appunto della disfunzione, l'animale migliora nelle andature, si porterà meglio sul posteriore, avrà più agilità di movimento nella flessione al costato, i cavalli saranno più propensi ad accettare il morso, mentre i cani il guinzaglio. Quindi a questo punto, per quale motivo rivolgersi a un osteopata? Allora, le indicazioni sono per disturbi appunto dell'apparato muscoloscheletrico, come dicevo, zoppie, dolori vertebrali, quindi lombalgie, dorsalgie, cervicalgie, problemi al bacino, un bacino che può avere delle problematiche di rotazione, di flessione, di estensione. Oppure problemi con le articolazioni periferiche, e questi sono tutti disturbi che non sono necessariamente accompagnati da dolori. Spesso l'unico sintomo di un disturbo che non è clinico ma è subclinico sono proprio quei fenomeni patologici che non si manifestano con dei segni o dei sintomi oggettivi. È causato da una diminuita resistenza o tolleranza allo sforzo, ad esempio per i cani sportivi.
ci si può rivolgere dall'osteopata anche per i disturbi comportamentali, quando non sono legati veramente al comportamento insito nell'animale. Ci possono appunto essere questi disturbi comportamentali in presenza di dolori cronici difficilmente diagnosticabili, tipo l'esempio che facevo prima del cane con la problematica al sacro che non si lascia toccare. Uno pensa che il disturbo sia comportamentale, invece semplicemente poverino ha male al sacro e non vuole che qualcuno lo tocchi per evitare di incrementare il dolore. Poi abbiamo anche l'osteopata si può anche chiamare per i disturbi della crescita, quindi si fanno dei controlli regolari ai cuccioli, specialmente alle razze giganti, alle razze predisposte a patologie, quali la displasia del gomito, delle anche, eccetera. In questo caso la displasia viene curata dall'ortopedico se deve essere ovviamente fatta un'operazione chirurgica, però tutto quello che porta alla displasia, quindi le problematiche di postura, riguardano sicuramente l'osteopata. Importante anche la figura dell'osteopata e la prevenzione. Direi che la prevenzione è una delle cose principali per le quali chiamare l'osteopata, proprio perché nella prevenzione si evita di arrivare appunto alla diminuita potenzialità del corpo, quindi a disfunzioni o sublussazioni. Nelle prevenzioni, ad esempio, i cani da lavoro, della protezione civile, da valanga, le ricerche su macerie di polizia, cani da sport, quelli che fanno agility, la caccia, se facessero dei controlli preventivi ogni 3-4 mesi, per conservare proprio la forma ottimale e trattare adeguatamente, delle, patologie funzionali, che sono ancora appunto in uno stato subclinico, sarebbe, una cosa, importante. Questo vale anche per i cavalli, ovviamente, lo stesso discorso. Per i cavalli che fanno gare, che fanno competizioni, avere una colonna, un organismo che funziona comunque nel migliore dei modi, rende più felice sia l'animale che anche il proprietario. Un altro motivo per il quale chiamare l'osteopata è nelle riabilitazioni post-chirurgica, in altre misure di accompagnamento, quale la fisioterapia, l'idroterapia, nel recupero del corretto assetto posturale, nella correzione di posture compensatorie, disbalance muscolari. E poi è importantissimo anche nel cane anziano. I cani anziani gradiscono tantissimo, ma veramente tanto, la terapia craniosacrale, quella miofasciale, perché migliorano il loro comfort. In presenza di osteocondrosi cronica, ad esempio, riduce il fabbisogno di farmaci analgesici. Si va a lavorare tanto sulla colonna, nella distensione della colonna, nell'apertura della colonna, e quindi il cane si sente veramente meglio. Si sente meglio, riesce a saltare meglio sul divano, a muoversi meglio quando viene portato a passeggio, riesce a muovere meglio gli arti, proprio perché funziona meglio tutta la parte del rachide, e quindi anche tutto il liquido cefalorachidiano riesce a scorrere meglio all'interno del rachide, e quindi a far muovere meglio tutti i tessuti circostanti. Comunque, le controindicazioni nel caso di trattamenti osteopatici riguardano le fratture, le lussazioni complete, sia di vertebre che quelle periferiche, le ernie discali acute, nel caso che ci siano osteoporosi grave, artriti, artrosi gravi, poi per quanto riguarda il cranio sacrale, eventuali aneurismi. Queste sono le controindicazioni. Ecco, ad esempio, per fare qualche esempio sulle razze dei cani, ad esempio il Border Collie che pratica l'agility avrà dei problemi in parte legati agli ostacoli,
quindi le bilance, il ponte, il tunnel, e in parte legate alla torsione della schiena, indotti da movimenti estremamente veloci, come ad esempio negli slalom. L'osteopata quindi osserverà delle disfunzioni più che altro a livello lombosacrale, come pure anche a livello dell'articolazione scapolo-omerale e del ginocchio, proprio perché fanno tutti questi movimenti molto, molto veloci e sottoposti ad eventuali stress muscolari. I malinos, i Rottweiler da ring possono presentare disfunzioni a livello dell'atlante e dell'occipite nelle prime vertebre cervicali perché vanno all'attacco del figurante con il manicotto e quindi agendo con il morso possono creare appunto delle disfunzioni a livello delle cervicali o anche del rachide al bacino. Nel caso che ci siano i salti della palizzata. I levrieri che corrono in un cinodromo che ha forma ovale presentano più facilmente delle disfunzioni a livello cervico-dorsale del collo. Questo è dovuto al fatto che devono stabilizzare il collo nel galoppo durante la corsa. Possono avere anche dei traumi diretti alle dita. E i sesamoidi, che sono due ossicine che stanno sempre nella parte verso il piede, oppure le articolazioni del carpo e del tarso. Questo sempre dovuto alle sollecitazioni causate dalla propulsione e del mantenimento della traiettoria nella gara. I cani da ricerca o quelli anche di salvataggio in acqua sarebbe bene che vengano dotati di pettorine adeguate in modo da facilitare la risalita sul canotto o per superare ostacoli difficoltosi, questo per evitare lesioni o contratture muscolari. In osteopatia equina vale praticamente lo stesso discorso, dipende dall'attività sportiva del cavallo, se fa salto, dressage, endurance, western e anche dalla tipologia, dalla struttura fisica si osservano disfunzioni e lesioni tipiche relative ad ogni sport praticato dal cavallo. A differenza del cane, comunque le patologie che si osservano nel cavallo sono influenzate da altri fattori, quali la ferratura, cosa che il cane non ha, la sella, perché potrebbe essere adeguata o non adeguata, alla conformazione del cavallo, il tipo di morso, quindi quello che gli viene messo in bocca e non ultimo purtroppo dal cavaliere, perché spesso il cavaliere tende a dare disequilibrio al cavallo, soprattutto se non è un cavaliere esperto. Quindi, riassumendo, si può affermare che l'osteopatia offre veramente un approccio integrale e multimodale per la risoluzione di diverse patologie, che si tratti di curare patologie dolorose o di migliorare le performance dei cani atleti, dei cavalli atleti o semplicemente migliorare il comfort del cane, il suo benessere, del cane, del cavallo, anche del gatto. Il gatto sinceramente si fa trattare molto poco, proprio solo quando sta male. Proprio quando sta male, 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 allora il gatto decide di farsi trattare e comunque mai più di un quarto d'ora. Come si sa, i gatti sono animali molto particolari. E, ad esempio la mia Daisy quando ha un po' di problemi di mal di schiena proprio mi viene a chiamare, mi chiede di mettergli la mano sulla schiena e si fa capire molto bene. Di solito quando sono al computer mi si piazza davanti della serie trattami un attimo la schiena, ma il massimo che ci sta è 10 minuti, poi va via. I cavalli sono quelli che amano di più farsi trattare, sarebbero veramente delle ore a farsi trattare. I cani tendenzialmente un 45 minuti, un 45 minuti poi per loro è sufficiente, poi si stancano, diventa troppo.
gli si dà un surplus di energia. Quindi per i cani all'incirca, sto parlando in senso generico, un 45 minuti è più che sufficiente. Comunque, l'osteopatia è veramente una tecnica splendida, come del resto craniosacrale, mi piacciono tantissimo perché veramente aiutano a stare bene. Aiutano a riportare un'autoguarigione all'interno del corpo e questo appunto ci vuole anche per gli umani e sono veramente tecniche non invasive, non si utilizzano farmaci, non si utilizzano macchinari e danno grandi, grandi benefici. Io appunto questa sera ve ne ho voluto parlare proprio perché qua su Bridges si parla tanto di spiritualità e secondo me queste sono tecniche che fanno parte della spiritualità perché si va veramente a lavorare all'interno del corpo cercando di portare un miglioramento nel proprio organismo, si va veramente a contattare la propria anima e da qui che parte il movimento primario, quello che dà la scintilla quando noi nasciamo, è quella scintilla nel momento del concepimento e che prosegue per tutto il resto della nostra vita. Ed è lì, con craniosacrale biodinamica, soprattutto che si va a contattare questa guarigione, si va a contattare questa forza, questa potenza che giace dentro di noi e che può essere risvegliata. Quindi sono tecniche che veramente vanno ad aiutare l'organismo a stare bene, ad essere nel migliore delle forme. Giusto per terminare, quello che volevo dire, non c'è una quantità di sedute da fare, se il sistema dell'animale che ci guida, possiamo fare da 2 o 3 sedute, vedendo se ci sono dei cambiamenti, oppure se può arrivare a 6-10 sedute. La cosa importante sarebbe proprio di fare delle sedute a livello preventivo, tipo ogni 3-4 mesi, sia per gli animali che sono animali sportivi che per animali in casa o che magari sono anziani, proprio per gli anziani sarebbe meglio fare tipo un trattamento ogni mese proprio per tenerli elasticizzati a livello di colonna. Sono appunto tecniche potentissime che ci aiutano veramente a riportare l'interezza all'interno del corpo. Ricapitolando, perché chiamare l'osteopata per mantenere l'animale in buona salute, per una ripresa dopo un trauma, sia fisico che psicologico, a livello preventivo è veramente fenomenale e per aiutare gli animali anziani. La seduta si svolge chiamando praticamente l'osteopata. L'osteopata osserva l'animale in movimento. Come si muove appunto la sua postura, si esegue il trattamento osteopatico e per chi fa il craniosacrale come me, anche craniosacrale, si vanno a controllare i punti disfunzionali, alla fine del trattamento si danno magari degli esercizi utili da fare per mantenere più a lungo possibile i benefici del trattamento. Con questo, vi saluto, vi ringrazio per la vostra presenza, un abbraccio grandissimo e buona serata al mese prossimo. Mese prossimo ritratterò argomenti più da comunicazione animale e cose di questo tipo. Buona serata e un abbraccio a tutti. Ciao!